Ed eccoci tornati, Basket Social Club, la trasmissione dedicata alla pallacanestro. Alessio De Resi in studio, Edoardo Cagnelli in collegamento con noi, coach Fabio Corbani della Virtus Roma. Buongiorno coach. Buongiorno a tutti e buona giornata con una mattinata meravigliosa. Coach, manca davvero poco all'inizio del campionato con la sua Virtus. Come sta andando la squadra? Ci racconta un po' com'è stato questo precampionato? Ma un campionato un po' atipico, perché siamo partiti per il raduno in Valtellina di questo, come l'anno scorso. Devo ringraziare il club, perché ci ha dato la possibilità di lavorare e di allenarci in un posto fresco con temperature ideali. Quest'anno la tipicità è dovuta al fatto che eravamo in attesa degli americani, quindi abbiamo fatto una parte di raduno con il gruppo italiano, portando tutti nella miglior condizione fisica possibile, in attesa poi di inserire i due giocatori americani e Francesco De Nicolao, che anche lui si è aggregato al gruppo dopo il nostro ritorno in città. Però devo dire, nonostante questa partenza un po' atipica, devo dire molto bene, perché tutti e tre i ragazzi che si sono aggiunti sono ragazzi, oltre che di grande disponibilità sul campo, anche di grande conoscenza cestistica, velocità di apprendimento e capacità di relazionarsi con i compagni eccellente. E quindi sono molto soddisfatto. Ecco, se poteva esserci una minima preoccupazione per essere un po' in ritardo e dover fare le cose di corsa, ovviamente non siamo in anticipo, ma stiamo facendo le cose per bene ugualmente. Fabio, sono Alessio, ciao. Ciao. Senti, parlando un attimino di cose tecniche, lo scorso anno Roma giocava una pallacanestro fatta di tiri nei primi secondi dell'azione d'attacco, tanti tiri, una pallacanestro spettacolare con punteggi molto alti, tanta corsa, tanti tiri da tre punti, la palla sotto per John Brown, però erano ritmi frenetici che molto spesso hanno anche stordito gli avversari, che avevano paura nell'affrontare Roma. Quest'anno come saranno invece le cose? Si giocherà nella stessa maniera con i due nuovi americani che sono arrivati, oppure ci sarà un po' più di calma? Perché questa pallacanestro a tanti piace, io sono uno di quelli, a altri preoccupa, perché insomma farne sempre uno in più degli altri non è sempre molto facile e possibile. Ma intanto il concetto dell'uno in più degli altri è un concetto un po' povero. Diciamo che la pallacanestro è molto cambiata. La pallacanestro è una pallacanestro, l'abbiamo vista agli europei, credo, esatto, dove i bassi punteggi non esistono più. Ma perché non esistono? Non per qualità difensive che sono diminuite, perché i ritmi delle partite sono diverse e le qualità offensive dei giocatori sono diverse, e quindi si alzano i punteggi. E voi avete visto, credo, la finale dell'Europeo. Certo. Ecco, credo che il punteggio al primo tempo fosse 56 a 47 e credo che nessuna delle due squadre non si applicasse o non avesse regole difensive importanti, però la pallacanestro va in questa direzione. Detto questo, un'altra precisazione che vorrei fare: abbiamo giocato quella pallacanestro l'anno scorso, e di questo devo ringraziare all'infinito i ragazzi della passata stagione, i giocatori, perché era, secondo noi staff, l'unico modo per ovviare a delle mancanze tecniche strutturali della squadra e tecniche individuali, e cercare di esasperare alcuni concetti per riuscire ad essere competitivi. E ringrazio la squadra dello scorso anno, perché siamo stati su 32 squadre il miglior attacco e abbiamo ottenuto anche dei risultati concreti, vedi piazzamento, vedi playoff, vedi finali di Coppa Italia. Ecco, poi quello che voglio ancora sottolineare è che qualcuno ha associato un po' quel ritmo di gioco alla mia pallacanestro, e questo è assolutamente non vero, perché non c'è una mia pallacanestro. La mia pallacanestro è in funzione dei giocatori che alleno, delle loro caratteristiche, e portarli a essere il più produttivi possibili proprio in rapporto alle loro qualità individuali. Mi viene in mente una squadra di Novara mia nel 2005, dove abbiamo fatto la semifinale per andare in A1, e dove era una squadra che giocava una pallacanestro completamente diversa, e quella dell'anno prima, sempre a Novara, ancora diversa. Ma perché? È il rapporto ai giocatori. Dove voglio arrivare? Che quest'anno è una squadra diversa rispetto a quella dell'anno scorso, perché sicuramente dalle prime impressioni in allenamento e dalle prime impressioni nelle amichevole abbiamo una pericolosità interna molto più marcata, questo grazie a Lee Roberts, a Landi e alle sue condizioni di forma, che sono quest'anno eccellenti e molto differenti dalla passata stagione, e ha una confidenza maggiore anche di Jacopo Vedovato. Lo stesso AT, lo stesso Thomas, ha la capacità di avvicinarsi e di andare alle tacche, quindi stiamo già lavorando in una direzione
molto differente e anche il ritmo della gara è già differente e stiamo già incanalando il gioco e i giocatori ad un ritmo diverso. Chiaro che ci vorrà un filino di tempo perché parte del gruppo ha ancora nella testa quel ritmo indemoniato che tanto ci è stato utile la passata stagione, quindi stiamo costruendo qualcosa di fondamentalmente diverso. Al volo su due giocatori, su uno, su quello che io ritengo, americani a parte, il più grande acquisto quest'anno di Roma, che è il leoncino Gabriele Benetti. Volevo sapere il suo inserimento. Io l'ho visto, ho visto via web le partite che avete giocato a Latina e mi è piaciuto molto. Chi lo ha visto dal vivo mi ha parlato di un ragazzo, di un giocatore che sta rientrando alla grande nei ranghi. E poi volevo un giudizio su Lucarelli e se soprattutto Lucarelli farà parte del roster della Virtus Roma per questo campionato di A2, giocatore che mi sembra si sia ben comportato anche lui nelle partite della settimana scorsa. Allora, Benetti devo dire bene, perché stiamo ripartendo da dove ci eravamo lasciati. Io di Benetti ho nella testa l'ultima partita, quella con Scafati, che ci ha permesso quella vittoria di raggiungere le finali di Coppa Italia, e stiamo ripartendo da lì, quindi bene, quindi molto bene, un giocatore che può andare su due ruoli, che sta giocando con grande sicurezza e con grande serenità, quindi da questo punto di vista sono molto soddisfatto. Per quanto riguarda Lucarelli intanto è un ragazzino di Roma, che ho visto giocare l'anno scorso insieme ai suoi compagni in una partita giovanile ed ero rimasto impressionato dalla sua qualità e facilità di tiro. E poi, avendo allenato alla fine della scorsa stagione, in pre-season quest'anno, sono anche colpito dalla sua capacità istintiva, perché non c'è ancora un percorso tecnico a questo livello ovviamente, ma dalla sua capacità istintiva di giocare con i compagni, di passare la palla dentro, di leggere le uscite dei blocchi, di ribaltare la palla, di mettere il corpo in difesa e di capire le situazioni difensive. Quindi ho delle belle sensazioni. Mi sembra un ragazzino, tra l'altro, con un discreto corpo, perché è 1,92, è anche un discreto atleta. Mi sembra un ragazzino che possa divertirsi con la pallacanestro, oltre al fatto che è un ragazzo molto sereno, molto concentrato, che frequenta la scuola con regolarità e con ottimi risultati, e quindi tutte queste cose fanno piacere. Insomma, come ho detto in un'intervista a fine stagione, credo che la squadra di Roma debba avere dei ragazzi di Roma, dei ragazzi che giocano in una città che sviluppa pallacanestro, dove c'è un movimento. Io lo ripeto, sono stupito non dal numero, perché i numeri sono noti, ma dalla qualità di questo movimento, da quanti giocatori produce, di quanti giocatori ancora potrà produrre e di come la qualità di questi giocatori possa essere ogni anno sempre meglio. Quindi credo che le ragazze di Roma che giochino nella squadra della propria città sia un segnale importante. Coach, le chiedo veramente tre telegrammi velocissimi, perché poi allenamento la lasciamo. Il primo è se state pensando eventualmente ad una possibilità di inserimento di Dobbins. Il secondo, lei ha lavorato molto con le giovanili e quindi volevo chiederle cosa può rappresentare l'inserimento di Bošćadanović all'interno del sistema federazione, quindi rimango su questi due. Allora, per quanto riguarda l'inserimento di un giocatore, l'abbiamo detto, lo ribadiamo senza nessuna difficoltà, noi ci stiamo guardando intorno, perché per come si è sviluppato il mercato, nel momento in cui Daniele Sandri è andato a Siena, noi siamo rimasti con un pezzo in meno in mano. Poi il parco giocatori italiani purtroppo è un parco estremamente limitato e quindi non volevamo mettere qualcuno tanto per metterlo, perché eravamo alla ricerca di un giocatore però importante. Ci sono i passaportati, Fabio, pure volendo. Sì, i passaportati buoni, ormai in giro. Sì, i passaportati sono sempre di meno, perché per la legge entrata in vigore i passaportati ormai sono ragazzi che hanno o smesso, ampiamente smesso di giocare. C'è qualche superstite che ancora potrebbe continuare l'attività. Tony Dobbins è uno di questi, ma anche Dobbins ormai è un giocatore sul finire della carriera, è ancora un giocatore eccellente, però ecco, i passaportati sono veramente, si contano sulle dita di una mano. E l'altra cosa che mi ha chiesto invece era su Tanjević. Ecco, io ho avuto la fortuna di lavorare con lui all'Olimpia Milano quando sono stato nel settore giovanile di Milano, sono stato
stato a contatto con lui anche con la prima squadra, ed è un allenatore di cui ho un'immensa stima. È un lavoratore incredibile sul campo, è un eccellente motivatore. Quando mi chiedono, spesso mi chiedono quali allenatori hanno più segnato il mio percorso, dico sempre Boscia è uno sicuramente di questi. Quindi sicuramente chi ha avuto modo di stare vicino a lui, di chiacchierare con lui di pallacanestro, ma anche di là di altro, sicuramente ha ricevuto. È una persona che non smette di dare, quindi sicuramente darà qualcosa di importante alla nostra pallacanestro. Se la nostra pallacanestro e le persone che avranno modo di lavorare con lui avranno l'intelligenza di capire che cosa lui vuole dare, di che cosa prendere e di cosa ridare agli altri. Coach, grazie mille di cuore, buon allenamento e ci vediamo presto, insomma. A grazie voi, di cuore. Ciao Fabio. Presto,